trono classico uomini e donne, Tina piange, i baci di Paolo, Sabrina in difficoltà. Uomini e donne anticipazioni, Tina si emoziona per l'esterna di Alex con Claudio. Oggi, giovedì 9 novembre 2017, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Si parte con la presentazione del nuovo tronista, Nicolò Brigante. Successivamente, Maria De Filippi annuncia la scelta di Alex Migliorini. L'ultima esterna con Claudio si svolge a Sabaudia e i due si salutano con un lunghissimo e inaspettato bacio. Di fronte alla loro uscita, Tina Cipollari non riesce a trattenere le lacrime e decide di lasciare momentaneamente lo studio per potersi riprendere. Si passa poi ad Alessandro. Dopo la scorsa registrazione, il corteggiatore ha comunicato a Migliorini di non voler andare in esterna. Di fronte alla scelta del giovane, il tronista lo raggiunge ad Ischia. La sorpresa riesce alla grande e anche loro si baciano. In studio restano tutti un po' titubanti. Nessuno si aspettava di vedere due baci. Oggi, Alex comunica che la sua scelta è Alessandro. Maria De Filippi rivela di aver scelto due nuove troniste donne. La prima è Niloufar Haddati e la seconda Sara Affifella, entrambe già note al pubblico di Canale 5. Una era corteggiatrice di Mattia Marciano, l'altra concorrente di Temptation Island. Paolo Crivellina è uscito con Chiara, Angela e Giorgia. Con la prima va benissimo. Si passa poi a quella con Giorgia. Lei sembra avvicinarsi molto ma, dopo svariati bacetti, lui si frena. Oggi, il tronista spiega non essersi spinto oltre perché lei non si è esposta abbastanza. Per Angela che è una bellissima sorpresa. Lui la aspetta in camera al buio e insieme festeggiano i suoi 24 anni, alla fine arriva un bel bacio. In ogni caso, oggi, Paolo ammette di aver notate alcune delle nuove ragazze scese per l'appuntamento al buio. Trono classico uomini e donne, Sabrina in difficoltà con Nicolò Fabbri. Sabrina Ghio si è vista solo con Nicolò Fabbri. Il ragazzo dà un ultimatum alla tronista. A quanto pare, il corteggiatore non ha intenzione di vedere la ragazza conoscere gente nuova e aspettare che arrivi qualcuno che le interessa di più e così le dà due settimane di tempo per prendere una decisione. A grande sorpresa, in studio c'è il coinquilino di Nicolò Ragnolo che crede che la tronista avrebbe dovuto dargli più tempo per farsi conoscere.